amici, benvenuti a tutti quelli che mi seguono su YouTube, su Facebook e su Instagram e benvenuti nel mio canale Cucina in Armonia con Rosalia. E oggi vi farò una ricetta fresca perché siamo in estate e quindi ho pensato di fare il couscous con le verdure e il tonno, ma se volete potete mettere anche altri ingredienti dentro. Vi lascio la mia video ricetta. Bisogna di verdure grigliate, la zucchina che l'ho fatta a pezzettini, l'ho arrostita, la melanzana la stessa cosa a pezzettini, l'ho arrostita, delle carote tagliate piccoline e del peperone fatto a pezzettini piccoli messo in acqua con sale, mais e del pomodoro tagliato piccolo, prezzemolo, basilico, l'olio che ci servirà per scorciare il couscous, curcuma, curry e sale. E oggi è il couscous ingrediente principale. Poi abbiamo bisogno dell'acqua e il tonno. Adesso andiamo a assemblare tutto. In una bowl di vetro ho messo 500 g di couscous e 500 ml di acqua temperatura ambiente. Il couscous diventerà così, dopo mezz'ora diventerà così. E adesso bisogna scocciarlo. Io uso l'olio d'oliva per scocciarlo, quindi lo metto un bel po' e inizio a scocciare il nostro couscous in questa maniera. Dopo averlo scocciato tutto, perché non devono venire questi grumi qua, quindi lo dobbiamo scocciare bene. Se c'è bisogno di un altro po' d'olio glielo mettiamo e questo aiuterà il couscous a scocciarsi bene. Dopo averlo scocciato bene dobbiamo mettere tutti gli ingredienti dentro, incominciando dagli ingredienti freddi, quindi dalle carote, peperone e il mais e dopo quelli arrostiti. Adesso vi farò vedere come viene il couscous scocciato. Io sto mettendo il tonno, ma voi potete mettere anche frutti di mare, oppure se volete pezzetti di pollo o di mango, come volete voi. Devo fare questo movimento qua, guardate, così, leggermente, no, a stritolarlo. Se no facciamo delle polpettine, così. E viene scocciato tutto. Arrivata a questo punto vado a mettere prima le nostre spezie, quindi il curry, la curcuma e un po' di sale. Poi assaggiate voi a vostro gusto il sale quanto lo volete mettere. Andiamo a mescolare. Adesso, dopo che abbiamo amalgamato bene bene le spezie, dobbiamo mettere le verdurine. Prima le carote, dopo il peperone. Quindi abbiamo detto tutte le verdure già fredde. Li mettiamo per prima. Ma potete mettere tutte le verdure che volete, anche i funghi ci stanno bene, proprio tutto tutto. È un pasto fresco per l'estate, è molto salutare perché ci sono tante verdure. Andiamo a inserire le altre due verdure, la melanzana e la zucchina arrostita. Andiamo a rimescolare. Andiamo ad aggiungere il nostro tonno. Andiamo a mescolare. Andiamo ad aggiungere il nostro prezzemolo con il basilico tritato. C'è un profumo meraviglioso e molto goloso. In che senso? Un piatto salato goloso. Buono!
Questo piatto è un piatto freddo, quindi potete conservarlo in frigo e può rimanere anche 2-3 giorni. Come avevo promesso, vi dovevo fare un video estivo. Questo è il mio primo video estivo salato, poi ne farò un altro dolce. Per finire andiamo a dare un tocco di bellezza. Ecco qua. Piatto finito. Oh. Adesso assaggerò con voi perché c'è un odorino spettacolare, sarà buonissimo. Quindi il primo assaggio è mio, però dopo fatelo anche voi. Mettete le vostre foto su Facebook nel mio gruppo Cucina in Armonia con Rosalia, ne sarò felicissima. E adesso andiamo all'assaggio. Vediamo. Buono. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un mi piace se la ricetta vi è piaciuta e di condividere sui social. Alla prossima ricetta. Ciao!